Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi un nuovo video YouTube in cui andiamo a riorganizzare i prodotti makeup che stanno fuori dalla makeup collection e non so dove mettere. Ora vi faccio vedere tutto quanto, sono in un carrellino. Perché inizio l'intro così, in questa maniera? Sono le... praticamente l'una meno un quarto di notte. E mi serve appunto fare l'intro e l'outro perché me ne sono dimenticata completamente e ho sistemato tutto quanto. Quindi vi lascio al video e io volevo fare appunto l'intro. Comunque troverete tutti quanti i link, o almeno, dato che sono tantissimi prodotti, vi lascio il link LTK dell'applicazione qui sotto nell'info box, in cui tramite questo link riuscite a trovare tutti quanti i prodotti raggruppati in tipologia per tipologia, quindi tutte le matite labbra, tutti i rossetti, tutti i mascara, gli illuminanti, i blush, i contour, eccetera, tutte quante le varie categorie, ed è tutto tramite solo quel link LTK. E in più nella sezione TikTok consigliati, ve li metto sempre nell'info box, vi lascio appunto i link dei TikTok del mio profilo con i prodotti di cui vi ho fatto già vedere. In realtà ho altri prodotti da sistemare nella makeup collection, quindi se volete un altro video molto simile a questo ma con i nuovi prodotti, fatemelo sapere nei commenti, perché è passato un po' di tempo da quando ho registrato appunto queste clip, sono sempre comunque recenti, ecco, ma non ho avuto ancora modo di pubblicarvele, quindi ve le pubblico oggi. Bene, detto questo, vi lascio al video, ma prima di iniziare a lasciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un piccolo like, e mi potete trovare su Instagram come Red Eric e su TikTok come Erika Otrancio con due O finali. Iniziamo! Oggi andremo a sistemare tutto questo carrellino qui, quindi man mano, prodotto per prodotto, lo andiamo a sistemare insieme nella makeup collection, che è questa qui, in più anche ovviamente il cassettino. Vi lascio il video qui su per sbirciare la makeup collection. Il carrellino ha diversi ripiani, come si può notare. Allora partiamo dal primo. Il primo erano i prodotti nuovi che stavo utilizzando ultimamente, si è accumulato di tutto, che vi ho già mostrato in un video, almeno novità. Ogni tanto vi lascio i video qui novità e haul, perché sono i prodotti appunto che vi ho fatto vedere. Il secondo è praticamente solo She Glam, ma che non vi ho fatto vedere nel video haul novità beauty makeup, e quindi volevo lasciarli per fare un video, ma almeno lo andiamo a sistemare. Qui i prodotti che non vi ho mostrato in azione, ma vi ho mostrato solo nel video haul, e giù in realtà solo scatole e fazzoletti. Questo è tutto ciò che c'è nel primo ripiano del carrellino. Vediamo prodotto per prodotto. Allora, questi qui li vado a mettere a posto. Ci volevo fare un contenuto perché secondo me sono dei dupe. Vediamo appunto come fare questo contenuto, se c'è ancora l'hype dietro a questi due blush. Nel caso appunto su TikTok, o anche se volete con l'hashtag dupe facciamo un video metà full face low cost e metà full face high end, con i prodotti che si somigliano tanto. Correttore di make up Be Mario, il mio preferito assolutamente. Questi vanno nella sezione gloss. Contour stick di Sephora, bellissimo. Bronzer liquido di She Glam. Questo va nei rossetti di Chiara Ferragni, la mia collezione di rossetti di Chiara Ferragni, e lo 09 è stupendo, mi piace un sacco la formula di questi rossetti, quindi questo però va in studio. SPF la devo portare oggi a mare, e tra l'altro non è questo nessun posto, ecco, per gli SPF. Skin Hero vado a togliere le confezioni perché le ho fatte vedere. Io le tengo, anche se uso quotidianamente questi prodotti, nelle confezioni, ma li vado a mettere ogni volta a posto perché voglio far vedere anche la confezione. Non lo so, sarà un mio problema? Sì, una mia malattia molto probabile, perché fino a qualche mese fa, quando praticamente ho rivoluzionato tutto quanto la mia makeup collection, lì avevo conservato tutti i cartoni, tutti i pack secondari dei prodotti, ma vi parlo anche di 4-5 anni a questa parte, e ne ero piena, e quindi alla fine ho detto no, basta, li devo buttare. E questo lo vado a mettere nella sezione skincare insieme alla versione glow.
Lotion di L'Oreal, non ricordo se ve l'ho fatto vedere in un video YouTube, devo andare a sbirciare e controllare, quindi lo metto diciamo in stand-by. Piccola interruzione pubblicitaria perché vi voglio mostrare, dato che fa caldo, siamo in estate e ve li voglio far vedere in azione. Comunque non perdetevi uno dei prossimi vlog perché sicuramente ve li farò vedere. E si tratta di qualcosa che sta all'interno, ovvero sono degli occhialini mare. E sono questi occhialini qui, sono occhialini Winline, è proprio la linea, si trova facilmente su Amazon e vi lascio i link in info box. In più ve li voglio far vedere in azione perché appunto li ho provati, li ho testati prima appunto di parlarvene e mi piacciono tantissimo. Esistono in 20 colorazioni più o meno, 19-20 colorazioni, e io li ho scelti totalmente trasparenti. In realtà ci sono anche quelli con le lenti polarizzate, quindi per quando è nuvoloso, per quando invece c'è il sole, per quando riflette appunto la luce sul mare, sull'acqua cristallina. E io però li ho scelti trasparenti, più semplici possibili, perché non so, mi affascinavano e sono super super belli. Tra l'altro sono comodi e gli occhialini, se notate, sono con le lenti un po' più grandi rispetto al normale. Infatti questo fa sì che avete i 180 gradi disponibili per la vista senza che appunto vedete niente attorno. Tra l'altro, appena li ho indossati, li ho mostrati al mio ragazzo se li voleva rubare. Li ha utilizzati lui, cioè me li ha tolti letteralmente dagli occhi e li ha utilizzati lui. E, che dire, sono super comodi e in più hanno il rivestimento per UV, quindi per i raggi solari che non vi arrivano direttamente, ecco, negli occhi. E la fascia elastica non vi dà assolutamente fastidio, è super comoda e in più la parte di lente è anche più ampia rispetto ai soliti occhialini che trovate appunto in commercio. In più vi lascio il link in info box e vi faccio vedere appunto quando li ho utilizzati per l'ultima volta, perché prima li volevo testare appunto per bene, mi sono piaciuti talmente tanto e quindi ve li voglio mostrare. Io vivo in una città di mare, quindi assolutamente questi fanno per voi. In più arrivano ben confezionati e c'è questa retina dove potete appunto metterli dentro per farli asciugare, e in più io poi torno a casa e li lavo con acqua dolce. La cosa che mi è piaciuta tanto è che sono anti appannamento, infatti nessuna volta che li ho utilizzati ci ho dovuto sputare dentro perché non mi si sono per niente appannati, anche se li ho utilizzati e strautilizzati, ma non mi si sono per niente appannati. Ecco, potete vedere, li ho lavati con acqua dolce e sono tornati praticamente come nuovi. Butter Gloss di NYX, questa è la colorazione Fortune Cookie, è stupendo da mettere tra i gloss. Idem con questi pack secondari, li vado a togliere tutti quanti. Questi sono i tre nuovi, tre diverse di Mulac, blush luminante e contour. Invece questo qua è lo Skin Therapy di Erborian, e come ho detto prima lo sto utilizzando, ma appunto vi volevo far vedere il pack secondario. Blush di Shiglam, semplicemente l'ho preso la Makeup Collection, non l'ho messo più a posto, fantastico, questo è uno dei miei blush preferiti di Shiglam. L'Anno Lips, insieme anche a quest'altro, va nel reparto Lip Care. Illuminante di Shiglam da mettere a posto. Questi nuovi Lunar Glow, ce n'è anche un quarto che non ricordo e almeno ora non trovo. Sono stupendi ed è quello che utilizzo, chissà dove l'ho messo. Sono stupendi, mi sembrano molto il dupe di questo di Rare Beauty. Questi qua li ho fatti vedere nel video haul, ma non applicati, quindi li vorrei mettere un attimo da parte appunto nel carrellino per farveli vedere applicati. Blush di Revolution sono praticamente nuovi, li ho indossati solo una volta, forse su questi ci faccio un pacchettino da inviare alle ragazze che mi seguono nella cozy chat su Telegram, questa chat segreta, ma al momento li metto nella Makeup Collection, quando ci sarà il decluttering le vado appunto a regalare. Blush di Maybelline, l'ho fatto vedere anche applicato, quindi lo posso andare a mettere a posto. Blush di Nabla, non so se questo l'ho fatto vedere applicato, probabilmente sì, comunque c'è il TikTok dedicato, vi lascio anche in info box i TikTok dedicati per i prodotti che vi sto mostrando in questo momento. Questo è Enigma. Blush di Shiglam da sistemare. Brow Lift Gel Set di Essence, nuovo, mi sta piacendo tantissimo, ma non me l'ho fatto ancora vedere applicato e quindi lo metto nel carrellino. Questo da sistemare nei rossetti.
Blush di Clio, vi ho fatto già un video dedicato, non so se ve l'ho fatto vedere in un video YouTube, ma la vado a mettere a posto, tanto c'è il TikTok dedicato. Mascara di She Glam, lo tirerò fuori quando appunto farò la full face di She Glam qui aggiornata con nuovi prodotti del brand. Fatemelo sapere se lo volete con l'hashtag She Glam. Nuovo bronzer di NYX, non ve l'ho fatto vedere applicato, ma solo nel video haul. Penna di She Glam, stesso discorso del mascara, penna sopracciglia, penna e matita diciamo sopracciglia. Gel sopracciglia di She Glam, correttore di She Glam, bronzer di She Glam, bronzer di Sephora, questo qua l'ho fatto vedere anche applicato, è stupendo, è super pigmentato. Matita contour di She Glam per il naso, da una parte abbiamo la parte per il contour, dall'altra la parte per illuminare, che questa è matte, non è luminosa, ma io la uso come punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Ve l'ho fatta vedere anche applicata, quindi la vado a mettere a posto. Gloss di She Glam da mettere a posto. Contour di Neve Cosmetics, questo qui non ricordo se l'ho fatto vedere applicato, mi pare sì, di sì, nel video provo novità. Questa padellona di Revolution, che è un bronzer, sinceramente non so dove metterlo, è enorme. Matita labbra stone di MAC, ci ho fatto un TikTok dedicato. Mascara NYX On The Rise, non ve l'ho fatto vedere, mi pare ancora applicato, è spettacolare, l'ho scoperto solo quest'anno, lo so che è tipo vecchio di 10 anni. Makeup by Mario, questo è il blush in balm nella colorazione Pinch Me Pink. È stupendo, l'ho applicato solo un paio di volte, però è bellissimo. Mi pare che non ve l'ho fatto vedere applicato. Comunque ci voglio fare una full face di Makeup by Mario. Se volete, hashtag full Mario per la full face di Makeup by Mario. Ho notato che i due pack, questo è il bronzer che io tanto amo, infatti c'è un buco, si può ben notare. Questo è tipo specchiato, è il logo by Mario, invece questo è nero by Mario. Pack secondario da buttare purtroppo. Questi sono prodotti labbra MAC, ve l'ho mostrato se non erro, sì, in un combo con la matita stone, ma Makeup by Mario ve l'ho mostrato e questi due no, nel video YouTube, quindi li vado a mettere nel carrellino nei prodotti da mostrarvi in un video YouTube. Quando dico ve l'ho mostrato vuol dire che ve l'ho mostrato in un video YouTube, altrimenti vi dico c'è un TikTok dedicato e troverete, come ho detto, i link in info box nei TikTok che vi consiglio di vedere. Jelly Lip Oil di She Glam, io ho utilizzato questa che è la colorazione Strike Gold, che è strapieno di glitter. Vado a buttare il pack secondario, è super pieno di glitter. Vado a tenere anche questo qui perché è il primo che ho comprato, Princess Vibes, che è sul viola e anche questo è glitter. E poi ho utilizzato questo qui, che è quello nella versione normale, colorazione Berry Involved. È nella versione normale, non quella nuova, perché non ha i glitter, eccolo qui, quindi terrò anche questo. Invece questi qui in realtà sono curiosa di aprirli, ma dall'altra parte non li voglio aprire perché magari ve li posso regalare, non saprei, ecco. Che ne faccio, perché sono curiosa tantissimo di questo verde, che è il mio preferito, il verde, e dell'azzurro, però mi dovrei tenere anche questi altri due, non ne ho già troppi. Matita occhi di Clio, stupenda, la mia preferita, l'ho riacquistata, questa è la versione nera, la vado a mettere a posto ovviamente. E poi abbiamo questa collezione di She Glam con blush rosso particolare mai avuto, quindi lo vorrei tenere. Rossetto rosso fantastico, questo è un eyeliner e qui abbiamo una palette che si può ben tenere perché è una palette sia occhi che viso ed è spettacolare, ha persino la cipria, il contour, il blush, ha tutto. Questi qui invece sono due lip balm in pot, diciamo, in latta, che sono molto carini perché non sono più così scuri, ma l'unica cosa è che io non vado ad utilizzare questa tipologia di prodotto perché mi è scomodo il pack, solo per quello, perché altrimenti io amo i lip oil, lip balm, quindi non saprei se tenerli o meno. Infine abbiamo pennelli, ovviamente da sistemare e da pulire, dopo li andiamo a pulire. E per i pennelli ho anche un'altra sistemazione. Poi questo qui, che è un gloss di Morphe per Meredith Duxbury, l'unica cosa è che c'è la matita abbinata e al momento non la trovo, devo vedere se c'è nel pack secondario.
Altro ripiano è questo qui, ovvero il ripiano dei prodotti che vi volevo far vedere in un video che vi ho mostrato solo in un video haul di YouTube. E troviamo subito il Lunar Glow che sto utilizzando tantissimo. A proposito dei Lunar Glow, quelli che ho usato e che sto utilizzando tanto sono questo rosa e questo qui di base trasparente con riflessi rosa, che non si vede in video purtroppo, ma quando li indosso nei video YouTube, ecco, anche nel video ultimo haul makeup che vi ho fatto, l'ho indossato, è stupendo, si vede, mi fa proprio lo zigomo juicy. Questi due non li ho per niente utilizzati, quindi vorrei vedere se regalarveli. Eccola qui la matita che stavo cercando, questo è il pack secondario che vado a buttare, anche se non ve l'ho fatto vedere in un video makeup, ma solo in un video haul. È inutile tenermi il cartone. E questa è appunto la lip combo perfetta per qualsiasi tipo di look occhi, perché è il nude perfetto, anche se sembra così scuro, in realtà la matita è super chiara e il gloss è super neutro, cioè praticamente lo stesso colore delle mie unghie. Ho fatto un video TikTok dedicato, ma su YouTube no, quindi lo vado a mettere nel carrellino. Di questo non ve l'ho fatto vedere indossato, volevo far vedere, questa è una nuova colorazione 95 Captivated, mi avete chiesto anche di farlo su TikTok, lo stress test lo devo fare. Qui abbiamo il cartoncino, il pack secondario delle cipre e qui abbiamo le cipre, quindi questo lo vado a buttare anche se non ve l'ho fatto vedere in un video di provo novità beauty, ma solo in un video haul. E queste sono le due cipre, è un set di mini cipre di Morphe, devo dire, spoiler, stupende. Questa è più sul giallino, questa è sul rosata, questa è sul rosata. Io che sono super chiara, non mi va a scurire la zona, tipo come quella di Huda, che è molto più scura rispetto a quest'altra. E mi piace tantissimo anche il finish, quindi ovviamente le terrò, però ve le devo far vedere in un video indossate. Questa è una scatoletta per pulire i pennelli che sto utilizzando, per lavarla basta girare la spugna, anzi bisogna utilizzare questa parte e quest'altra, una volta che è pieno basta passarlo sotto l'acqua e il gioco è fatto. Questo qua lo metterò nel carrellino perché è sempre utile. Qui abbiamo, questo non ve l'ho fatto ancora vedere, il Monster Glow Plumping Lip Serum di Make Up by Mario nella colorazione Nude Glow. Bellissimo, non so se l'ho fatto vedere in un video YouTube, mi sa di no, ma sicuramente nel video Full Face di Make Up by Mario ve lo farò vedere, ma lo metto nel carrellino nel provo novità beauty, così vediamo se riesco a farvelo vedere. E questo qui purtroppo lo butterò, anzi questo un attimo lo rimetto da parte, lo mettiamo di qua e poi lo andiamo a vedere. Andiamo avanti con il primer di L'Oreal, ve lo devo far vedere in un video YouTube. Lip Injection, non so se regalarvelo o no, però lo metto nei prodotti da regalare perché non mi piacciono i prodotti che ti vanno a bruciare sulle labbra. Camo Color Corrector, questo qui è perfetto per il video dupe che vi dicevo con il correttore di Huda, questo qui, quindi se volete sempre con lo stesso hashtag andate a commentare così che facciamo questo video. Ve lo devo far vedere in azione, quindi va nel carrellino e butto il pack secondario. Cipria di Essence per Harlequin o Harlequin per Essence, l'ho provata, lo devo far vedere in un video ma non mi piace, sembra che mi va a togliere il correttore al di sotto, ma anche questa apriamola in un video se c'è spazio per le ciprie, quindi nel carrellino. Vado un attimo a sistemare questa situazione perché altrimenti mi riempio solo di prodotti. I prodotti idratanti labbra vanno qui, devo sistemare comunque meglio. Ecco, cade tutto. Ho sistemato tutto, ho messo anche quelle di Shiblem. Questo li porto nel reparto skincare e SPF. Gloss sistemati. Rossettino di Chiara Ferragni sistemato e messo a posto. E ho fatto anche un cartone con tutti i pack secondari dei prodotti. Questo è il secondo ripiano, ovvero con tutti quanti i prodotti Shiblem. Qui vorrei fare un altro tipo di selezione, ovvero i prodotti appunto che voglio tenere, i prodotti che voglio dar via. Perché alcuni prodotti ce li ho anche a doppio, tipo parto subito con il mascara che mi avete pure visto prima. Questo correttore è bellissimo, è la versione quella rosata per correggere, l'ho provato, è stupendo, quindi da mettere nel carrellino nei prodotti da mostrarvi e anche in realtà da farci l'unboxing. Questa qui in realtà
Dovrebbe essere forse questo il pack. Poi rimetto qui dentro perché ci voglio fare l'unboxing. E questo qui lo terrò praticamente, guardate, qui a doppie punte, un eyeliner, una super sottile in setole e l'altra in feltro più grossa. Le poil che ho già super provato, ci farò l'unboxing praticamente di quelli a rullo. Questo qui è stupendo, ce l'avevo anche forse in un video o in un TikTok. Praticamente sono dei glitter a eyeliner bellissimi, sono rimasti tutta quanta la giornata e questi qua li metterò sicuramente nei prodotti occhi. Non guardate ora così che è tutto quanto agrumato, ma è stupendo, si stendono facilmente e sono super luminosi. Faccio l'unboxing e lo butto il pack secondario. Tutti questi pack secondari poi verranno buttati, ci faccio l'unboxing e poi li sistemerò nella makeup collection. Questo qui ha lipstick liner duo, praticamente sono i nuovi perché io avevo la versione vecchia, non so se questa è una versione nuova o è aggiornata semplicemente. Praticamente da una parte ha il rossetto, dall'altra la matita. La colorazione della matita è stupenda, ma quella del rossetto è un po' troppo scuretta per me, quindi voglio capire se utilizzarlo o meno perché guardate quanto è scura. Fatemi sapere nei commenti perché della matita, della parte della matita sono super curiosa. Vado direttamente con questi, sono due in due colorazioni differenti e sono dei fondotinta in polvere che però io uso come quello di Elf, come cipria coprente. Ho scelto nella colorazione linen, che è quella più chiara, perché mi tornerà molto utile, anzi mi torna utile per fare appunto i ritocchi coprenti, non lo so, in qualsiasi zona del viso. E questa colorazione per me è stupenda, eccola qui, l'ho usata una volta ma ve la voglio far vedere in un video. Qui c'è, sotto c'è lo specchio, questa è la spugnetta. Invece questa è la colorazione golden, che però è inutile che vado ad aprire perché è ad utilizzare, perché è troppo scura per me e come bronzer è troppo caldo, quindi preferisco darlo a qualcun altro magari che lo usa di più. Abbiamo questa che è la penna matita sopracciglia che abbiamo visto prima, ce l'ho a doppio quindi inutile che la vado ad aprire e ad utilizzare, questa stessa fine degli altri prodotti. Dopodiché abbiamo questo, che cos'è? Ah, questo è per fare le lentiggini, io ce l'ho in quest'altra colorazione, questa è la colorazione fauve, quella che ho io, questa è la colorazione tan. Questa fauve è stupenda, ve la faccio subito vedere. Io le lentiggini naturali, ho provato diversi prodotti tra cui Nabla e altri per fare le lentiggini, ma tipo quello di Nabla non mi è piaciuto per niente perché si vede che è finto e poi è una pallina. Invece questo qui è un pennellino praticamente, guardate, se andate molto casuali fate le lentiggini. Ma la cosa bella è che la pigmentazione è come quella di Nabla, cioè appena se lo dovete sfumare perché altrimenti vi rimangono letteralmente delle chiazze, ma questo qui potete o aspettare o appunto subito sfumare. E guardate che ora ho esagerato io ovviamente, ma guardate che bello effetto naturale, se andate a picchiettare vi fa un effetto super naturale, poi è super sottile rispetto a quello di Nabla. E quello di Nabla secondo me va applicato prima delle polveri, cioè dopo i passaggi in crema, perché altrimenti veramente si vede che è un prodotto che sta al di sopra appoggiato sulla vostra pelle, invece questo qui si fonde letteralmente con la pelle. Ora ho detto, ho esagerato sia perché ho prelevato tanto prodotto, ma guardate sia la colorazione che è neutra, ma sia quanto è sottile, cioè guardate, una volta sfumato ciao. E si può applicare sia sopra che sotto il make up, anche come ultimo step, tipo ve li siete dimenticati, ultimo step è bellissimo. Questa colorazione preferisco regalarla. Abbiamo questo setting spray che è stupendo, credo di tenerlo come refill perché il mio è quasi terminato. Poi abbiamo questo qui, booster concealer, questa è la colorazione sand, che per me è troppo scura ma ce l'ho praticamente. Questo correttore essendo dovrebbe essere uno che ho già o nella versione rosa o quello normale, ecco, quindi questo qui lo regalo perché è troppo scuro. Abbiamo, questi dovrebbero essere due uguali, correttori, forse questi sono quelli normali che ho, l'altro era nella versione quella rosa che vi ho fatto vedere, colorazione fair e sand, guardate la sand quanto è gialla, la fair ce l'ho, non è così tanto scura e rosata, e quindi dato che ce l'ho questi qui li do via. Come anche questo qui che è Golden Sun di She Glam, il bronzer, ce l'ho proprio in questa colorazione che ho messo proprio a posto prima, quindi
via. Fondotinta in stick nella colorazione fair, che è la mia, e quindi questo qui lo terrò perché non ce l'ho. C'è persino questo alla parte in velluto. E questa è la colorazione, per me, secondo me, perfetta. E ce l'ho in un'altra colorazione, colorazione butterscotch, che per me è scura, quindi via. Abbiamo questo che è un illuminante, illuminante di She Glam. Io avevo la versione vanilla, mi pare, Tia Cake, lo voglio vedere sul sito. Se mi piace lo apro, altrimenti è inutile e lo do via. Qui sotto abbiamo uno stesso identico gloss di prima Lip Oil, e fa la stessa fine degli altri. Sembra brutto, non stessa fine, una fine malvagia, ma una fine buona, nel senso che va a qualcun altro che lo usa di più di me. Poi abbiamo questo che in realtà non voglio aprire perché non è la mia colorazione, chocolate, cioè le mie sopracciglia sono biondissime, questo è chocolate, quindi anche questo via. Dopodiché abbiamo questa palettina che sono decisa di tenere o meno, perché è una palettina che in realtà ha colori super caldi e io non li uso più tanto. Questo che è vuoto sarebbe il concealer di prima, questo qui sul rosato. Vabbè, lo rimetto nella sua confezione. Poi abbiamo questo qui, che cos'è? È il fondotinta in balm. Questa è la colorazione fair, che sarebbe questa colorazione qui uguale a quella di prima, quindi questa qui terrò. Invece questa qui è la colorazione wet, spero di averlo pronunciato bene, comunque è scura, la sono andata a vedere sul sito, quindi do via. Ultimi due, questa è una nuova colorazione del blush Cutie Pie, questo qui assolutamente da tenere. Voglio far vedere la colorazione perché sembra molto carina, anche se dal video sembra più scura. E questa qui vado a rimettere a posto perché ci devo fare l'unboxing su YouTube. Prodotto She Glam, questo qui che cos'è? Glam 101 Hybrid. Ah, questo qui praticamente è un duo. Eccolo qui. Io non ho provato questa tipologia di prodotto, sono indecisa di tenerlo perché trovo che la colorazione sia un po' scurina, soprattutto dell'illuminante. E nel caso preferisco regalarlo che swatcharlo io e poi addio. Ho sistemato tutto in questi due ripiani, questo le cose che terrò, queste le cose che darò via, che però devo far vedere tutte e due in un video haul. Quel ripiano lì praticamente posso buttare tutto quanto e spostare i fazzoletti tempo. Ultimo che bisogna sistemare è questa scatola qui di Sephora, dove ho racchiuso i nuovi prodotti che mi sono arrivati, che devo assolutamente far vedere in un video haul, quindi li metterò qui dentro. O magari li vado a mettere appunto nel carrellino dei prodotti da farvi vedere. E vediamo un po' che cosa è arrivato. Primer di Benefit. Ido Professional. Che non sono primer ma sono i cleanser in mousse. Magari uno me lo tengo per provarlo e l'altro lo do via. Mi stava cascando tutto, andiamo avanti con Huda, il blush filter, lo sto già utilizzando, lo amo, lo metto nel video da farvi vedere unboxing e in più nei prodotti appunto che poi vi devo far vedere, anche se ho già fatto il video TikTok dedicato, sempre in info box. Questa è la colorazione Cotton Candy. Procediamo con Make Up by Mario, lo Sculpted Bronzer nella versione, nella colorazione Light Medium. Ed è il bronzer in polvere. Anche questo ho utilizzato una sola volta. Tutti quanti dicono che le polvere di Mario siano fantastiche. Mi piace tantissimo il blush, il bronzer non l'avevo ancora provato. Quindi all. Campioncino Prada Paradox Intense. Buonissima questa profumazione. Come anche questo qui di Sephora, è un campioncino utile nei viaggi questi qui. Codice sconto se vi dovesse interessare Beautiful fino al 31 luglio su Sephora.it, solo chi arriva appunto verso la fine, quindi bravi a chi è rimasto, grazie, e avete anche uno sconticino. Poi abbiamo tonico, secondo me perfetto per i viaggi, anche se ne ho due piccolini per i viaggi, quindi forse questo qui lo do via. Ah ecco, ce n'è anche un altro. Due serie di Dermatologica, credo che se siano per gli occhi me li terrò entrambi perché sono belli piccolini da viaggio, stupendi. Sempre mini size, i CC cream di Herborian, questa sono le colorazioni doree che secondo me sono scure, devo vedere sul sito perché se non sono scure me le tengo, altrimenti le do via.
Abbiamo matita di Make Up by Mario per le labbra, questa è la colorazione Milk Chocolate, che mi piace tantissimo. Io l'ho scovata sul sito e l'ho presa alla fine, volevo da tantissimo, io anche Almond, ma Milk Chocolate mi piace perché è un marroncino. Di qui c'è il pennello e di qui invece c'è la mina, guardate è bella scuretta, ma la cosa bella è che si sfuma molto facilmente con il proprio pennellino. Ma la cosa che mi piace di più a me è la durata, sinceramente, sia perché posso fare il contorno bello definito e la parte interna sfumo con questo pennellino, ma una volta che si sfuma poi a me dura. Ovviamente dipende tutto quanto anche dalla mucosa delle vostre labbra, ma a me, almeno sulla mia texture delle labbra e mucosa, dura tantissimo questa matita. Quasi terminato. Di questi pure ne avevo due. Che fine ha fatto l'altra? Non la trovo già più. Ottimo, vabbè. La crema corpo, utile nei viaggi. Io ho altre cose di Ritual mini size bellissime. Abbiamo due mascara Bad Girl Bang che terrò, credo, perché non l'ho mai provato e sono super curiosa. E poi ottima per i viaggi. E anche perché se ho tanti mascara non si spreca perché finisce appunto prima. Ultimi, ma non per importanza, questi due di Anastasia, se riesco a trovare il verso giusto, eccoli qui, sono, il Brow Freeze Gel, questi qui li terrò entrambi, io sono fissata per le sopracciglia e dicono che sia molto meglio del Brow Freeze, quello in pot, e il gel liquido li devo ancora provare, assolutamente non vedo l'ora di provarli. Mi stavo dimenticando di questi ultimi tre, che cosa sono? Questo per portare i pennelli e ce l'ho chiuso, eccolo qui, perché ho scoperto di essere allergica praticamente a tutto, ecco perché sono stata male questa primavera e anche ora che è estate, vabbè. E dato che la polvere si insidua nei pennelli, voglio appunto posizionare i pennelli qui dentro, ma prima li andrò a lavare. Però voglio vedere anche come ci stanno all'interno magari. Abbiamo infine questi due prodotti. Questo qui che è uno spray per lavare i pennelli subito senza acqua, cioè senza risciacquo. Li passati in un fazzoletto e sono già asciutti. Super da provare, magari possiamo testarlo ora. Invece questa qui è una palette di blush di Shiglam. La particolarità è che i blush sono in crema. Voilà! Guardate che belli, non vedo l'ora di provarli perché i blush in crema di Shiglam, come avevo detto prima, quello del pottino, è uno tra i miei preferiti e questo qui, guardate quante colorazioni ci sono. Questo qui lo dovrò vedere in un video haul, quello beauty, e anche haul, try and haul di Shein, perché mi è arrivato da quell'ordine. Proviamo al volo questo spray, mi sono procurata un tovagliolo, vado a prendere uno, non so se funziona sia per le creme che per le polveri, comunque vado con questo qui che è bello marroncino. Guardate come sta rilasciando il colore, non so se ne ha applicato tanto o poco di spray, vedremo. Ah, no vabbè. Guardate le setole, sono bianche. Un po' oleoso, magari devo passare ancora nel fazzoletto. E voilà! No vabbè, come nuovo. Cioè, ma vi ricordate il prima? Bellissimo. Questo qui può essere molto utile appunto nei video make-up, se tipo devo utilizzare lo stesso pennello. Stupendo. Facciamo anche la prova un po' dei pennelli che entrano. Tipo questo per il contour, qua vado a mettere quello del fondotinta, del correttore, blush in polvere, li posso dividere anche per categoria, qui blush in crema, quest'altro per blush in polvere, questo qui contour in crema, blush in polvere, contour in crema, illuminante, lo mettiamo di qua, bronzer in crema, facciamo così, polveri e qui creme, blush in polvere, in realtà questo blush illuminante quindi qui, e poi qui magari occhi, quelli che vado ad utilizzare più spesso, il pennellino super sottile, questo qui lo uso praticamente sempre, quest'altro un po' a lingua di gatto sottile, questo qui per sfumare, facciamo finta, eccolo qui, praticamente pronto.
Bellissimo, e così i miei pennelli non prendono polvere. Ovviamente ora li vado a lavare e poi li risistemo qui dentro. Pensavo fosse finita la sistemazione, ma manca quest'ultima scatola di Bella Oggi. E abbiamo all'interno, ora vi mostro, tutta la parte superflua, quindi di carte eccetera, la vado a buttare. Allora, iniziamo subito dal pennello. Questo ovviamente lo tengo ed è il numero 76. La confezione la vado a buttare. E questo lo vado a mettere nella parte qui di portapennelli che si gira. Abbiamo poi tutti quanti questi gloss, che sono i gloss della collezione Gloss Affair. Mi piacciono tantissimo perché vanno ad idratare le labbra, le fanno sembrare più grandi, ecco, più voluminose. Di queste ho provato il numero 00, il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Il numero 4 e 5 no, perché sono di colori che non vado a indossare spesso, quindi questi qui li do via. Invece questi 4, che sono i colori che vado ad utilizzare praticamente sempre di gloss, li vado a mettere tra i miei gloss ultimi. Stavo già rompendo qualcosa. Questi due, che sono i Precious Bronzer, io amo questo qui, sia il bronzer illuminante che blush. All'interno, se riesco ad aprirlo, guardate qui, e per quando siete di fretta applicate questo con il pennello numero 76, quello di prima, avete fatto, cioè, tutto in uno, ed è bellissima la texture e anche l'effetto sullo zigomo. Non vedete questa parte luminosa che sembra scura, ma sembra proprio, poi quando lo applicate con quel pennello, che andate ad applicare lo strato di contour o bronzer, lo strato di blush, lo strato di illuminante, cioè è bellissimo l'effetto insieme. E anche su questo c'è un TikTok dedicato, sia su TikTok che in realtà anche su Instagram come reel. Invece quest'altro, che ha colorazioni un po' più aranciate, marroncine, lo vado a dar via perché non l'ho utilizzato per niente e non uso queste colorazioni così. Ecco qui il video terminato, spero che vi sia piaciuto, e appunto se volete vedere un'altra parte con i nuovi prodotti che mi sono arrivati, che sinceramente non so minimamente dove mettere, fatemelo sapere nei commenti, così che magari vi registro appunto la prossima clip. Cioè clip, proprio il video intero per YouTube. Vi ricordo comunque i prodotti, se siete interessati, nell'info box c'è il link LTK dove vengono racchiusi appunto tutti quanti i prodotti per categoria. In più vi lascio il link Amazon e anche il della mia vetrina Amazon e anche il link di questi occhialini Winline spettacolari. Bene, e soprattutto se vivete in una città di mare o vi fanno male ad esempio gli occhi quando andate sott'acqua, ecco, questi sono fantastici perché non entra l'acqua. La parte in silicone qui attorno all'occhio e nella parte di molla, ecco, per far aggrappare bene, fa sì che non mi fa né la forma, i solchi, ecco, appunto, di quando vi mettete gli occhialini, ma non mi fa entrare soprattutto l'acqua. E detto questo, con i miei nuovissimi occhialini vi saluto e vi mando appunto un bacio per il prossimo video. Mi potete trovare su Instagram come Red Derrick e su TikTok come Maricano Tangelo con due O finali. Baci!